La Fiorentina vince 2-1 contro il Montpellier, ma questo certamente non deve far pensare ad una bella partita. Anzi, per certi versi, le problematiche sono ancora più gravi e persistenti rispetto a quelle mostrate contro l'Hull City. E non poteva essere altrimenti, visto che non è arrivato alcun giocatore da quel giorno e visto che la formazione del primo tempo era diversa. Mancava Pongracic, il regista difensivo, ci ha provato Ranieri, che ci ha dimostrato per l'ennesima volta che assolutamente non ha la qualità per giocare in mezzo ai tre. E poi Comuzzo al posto di Kayode, non ha né la fisicità né la qualità, e Kayode, guardate, non è un mostro di qualità per poter difendere, ripartire, impostare, ha tanta grinta il ragazzo, e può servire nei duelli contro i giocatori del Montpellier che lotteranno per la salvezza in Francia, come noi in questo momento lotteremo per la salvezza in Italia. Baracca, la prima partita in cui c'è un po' di pressing avversario, naufraga, tanto che Palatino è costretto a sostituirlo alla fine del primo tempo con Bianco, e non traga in inganno l'incursione che poi ha provocato il gol di Kane. Resto dell'idea che Bianco non può essere nell'otto dei quattro centrocampisti con cui la Fiorentina inizierà il campionato. E che altro aggiungere? Sottil, il solito Sottil, indisponente in alcuni atteggiamenti. È un giocatore che, come al solito, cerca sempre il duello personale con l'avversario, vive la partita per se stesso. Non è migliorato di niente rispetto a 1, 2, 3 anni fa. Resta sempre la solita incompiuta. Icone Brecalo, ecco, loro due si stanno contendendo forse una maglia in quel che potrebbe essere quella zona del campo, naturalmente da alternativa. Io personalmente preferisco Brecalo, mi sembra più adatto, più abituato, più utile, soprattutto anche in fase di difensiva rispetto a Ikoné, che, vedi Sottil, gioca la sua partita solo in chiave di se stesso e di quando lui ha il pallone. E quindi fra i due, dovessi sceglierne uno per restare, in questo momento sceglierei Brecalo. Mi indispone alquanto anche Kwame, che ancora una volta scende in campo pensando di avere ancora Italiano in panchina. Purtroppo in panchina non c'è più un allenatore che lo vede nel giglio magico, e questo si vede. Infine Ken, che è partito svogliato, poi è cresciuto, dimostra comunque di essere sempre un giocatore che anche senza essere in una serata particolare, due o tre occasioni da gol se le procura e te le procura. Questo in pratica è stato Fiorentina-Montpellier, con una domanda finale: che fine ha fatto Colpani? Che ha Colpani? Mi piacerebbe finalmente vedere Colpani, ormai è qui da 2 settimane, e se non gioca neanche quelli che compriamo, e allora ci ha messi proprio male.